Per me lo sport, in particolare il nuoto, è un modo di essere. Occupa gran parte delle mie giornate e mi ha permesso di conoscere e rivelare il mio carattere. Lo sport ti spinge a inseguire sogni che per molti sono ritenuti impossibili, insegnandoti però che gli obiettivi si raggiungono solo se non si sogna mentre si dorme, ma mentre si agisce, cercando ogni giorno di superare i propri limiti, così da vincere prima di tutto con se stessi e poi con gli altri. Lo sport mi ha anche permesso di vedere la disabilità sotto un altro punto di vista. La disabilità, infatti, è semplicemente essere abili in modo diverso e non essere inabili. E del resto la normalità è la diversità. Nessuno è uguale all'altro e ognuno di noi deve saper valorizzare la propria diversità, qualunque essa sia, così da mostrare il proprio valore e raggiungere i propri obiettivi. Lo sport mi ha insegnato che l'importante non è partecipare, ma vincere, nel senso di dare il massimo. Così come nella vita l'importante non è sopravvivere, ma vivere ogni giorno. E questo è vero per ogni ambito della vita. Lo sport mi ha anche insegnato il valore della squadra. Infatti il nuoto è sì uno sport individuale, ma l'obiettivo si raggiunge solo grazie alla sinergia di più persone che condividono con te lo stesso obiettivo e credono in te. Io ho sempre praticato sport. Da piccola i medici hanno consigliato ai miei genitori di farmi andare in acqua perché l'acqua avrebbe aiutato la mia spasticità agli arti inferiori e successivamente la distonia agli arti superiori. Quindi ho iniziato con i corsi dell'ASL, poi ho fatto i corsi di nuoto con i ragazzini normodotati, però mi mancava qualcosa, mi mancava l'adrenalina, volevo fare le gare, volevo fare il nuoto a livello agonistico perché quella era la mia passione. E l'obiettivo mi si è presentato a fine del 2013, quando la mia società, la ICS Pavia Nuoto, ha creato il progetto Nuota con noi, con l'obiettivo di formare una squadra per atleti con disabilità fisica e o visiva di Pavia e provincia. E così è iniziato il mio percorso, che mi ha portato a essere in nazionale, a partecipare ai mondiali, agli europei e ora ad allenarmi per le Paralimpiadi di Tokyo.